tutto il posteriore. In che senso? Qua, mettendoti a lavorare sul posteriore, cioè tipo saggio. Perché invece io tengo l'anteriore così alto e leggero? Che quel tipo di guida là faccio io. Io tengo acqua e limone. È orribile. Perché di acqua e limone? Perché il limone è dissetante, fa passare l'effetto della sete. Ma fa schifo. Magari con un po' di zucchero, se ci metti lo zucchero ma viene sete. Ci buttiamo di qua? Eh sì, proviamolo a fare, vediamo che ne viene. Saliamo fin dove e poi magari ce ne torniamo, perché io alle 6 tengo un appuntamento. Si è fatto abbastanza tardi. Che ne so? 4 e mezzo. Vabbè, però non mi importa proprio, perché l'ho la letta. Ah? Ma alle 6 c'è niente, poi più tardi. Era da ieri in programma, capisci? Se stamattina dovevamo uscire, oggi doveva essere tutto ok. Vediamo un po'. Allora, tendenzialmente mi piaceva un po' più con meno gas. Dentro? Però era troppo, molleggiava troppo. Invece adesso è più stabile, più sostenuto, però ci sta qualche reazione, pam 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 pam. Questo solo con le andature medie. Iniziando a camminare non si sente niente. Bastante capire cosa è, se è una vibrazione alla molla. Magari basta dargli solo giusto un altro tac, la molla si toglie da quella vibrazione. Un po' di precarica dici tu? Togliere un po' di precarica, ma dopo un cioè proprio capito. Un quarto di giro. La bicicletta fa male a schifo, sai? Sì. Troppo piegata. Alzalo un po'. Ha messo al massimo, ho fatto la modifica. Volevo pigliare ma il tubo si vende, solo il tubo nuovo. Sì, si vende, però devi portarlo da qualcuno sotto la pressa a spilare. Sì. Yeah. Ho messo al massimo che si può mettere, però tenevo troppo basso i comandi. Però mi sono sporto un po' troppo. Ora devo provare ad alzare un po' i comandi per vedere se torno un po' più dietro. Vedi anche la posizione della sella. Sì, forse fanno anche... Ha vinto l'avviamento elettrico.
questo ho detto ha vinto l'avviamento elettrico. No, no, ma sono io stupido perché non ho mantenuto la frizione. Comunque. Se lo mantenevo non ti spegni. Quando Rocco dice quella frase, voglio il 4,50, ci hanno chiesto, ma che cosa? No, buerro, niente. Io capisco. Ma peso un buerro 4,50. T'hai capito? Magari non sarà il momento, sarà da aspettare una versione successiva, magari se fanno questa veramente. VR, che dopo qualche anno di solito la fanno e ci mettono il motorino, visto che ha messo pure un team di corsa, uscirà, che capito? Speranza c'è che lo mettono 2014, cioè 2015, se esce con l'avviamento elettrico, hai capito che mostro? Solo che peserà comunque quanto di VR. Siamo sempre là alla fine. Vabbè, io il vantaggio di questo è che pesa quanto 2,50. Sì, perché sì, perché lo togli. Penso che, ma perché ripeto, non credo che la differenza lo faccia il motore. Non ne sono proprio convinto. No, ma io parlo soltanto se vuoi o meno un 4,5, capito? Poi è normale che ti devi sobbarcare un po' di pesi in più. Ma Rocco, come fai con un po' di pesi in più? Scendiamo che prendiamo un freddo, Ma questo non si spegne, se hai la memoria di tenerla così. Quella così cammina. Cammina e non si spegne, però devi ricordarti di farlo. Quando poi tu sei pesato non tocca, non lo tocchi più, perdi, diciamo. Mettici l'elastico. No, posso bruciare la frizione, perché poi qua tocca sempre. Puoi funzionare quando ti serve, però sempre. Comunque i tratti. Hai visto quando sono volando alto, la forcetta. Vedi quella mia? Siamo là. Siamo là. Anche un po' meno. Non so se hai seguito la mia traccia. Io ho seguito la tua traccia. Hai visto quelle pietre? Dove mi sono fermato e sono ripartito. Io ci ho passato uno per, però era particolare il punto. Si vedeva che guarda, però diciamo, ha una trazione con il mono. Però ho visto, è una questione di continuità, cioè nel senso che questo qua è come se copiasse tutto. Invece a me che succede? Prende il colpo, tu. E se senti l'audio, sentirai il mio gas, non sono io, senti la vibrazione che io sento sotto, non sono io, è il gas. Come se non fosse progressivo, diciamo, sì, è a scatti.
poi questa come è anche il mono, limiti del mono. Sono convinto che, perché quando montai con l'origine di questo, pure quello faceva così, era secco in una penso maniera... Penso che Nollins un qualcosa in più lo sì, deve io tenere. Io sul mono sono convinto che dà qualcosa in più, non dava sulla forcella ma sul mono sono io convinto. Se lo trovo con calma, mono lo, pure perché tanto rimane, va adatto anche all'altra, cioè anche se mi prendo una 4,50 andrà bene. Mi trovi la lunghezza, perché non so, mi pare che il 4,50 lo usa questo qua mio, è più corto del tuo. Buono. Devi solo vedere questo, o usi il mio. O dopo non so se poi va bene, capito, eventualmente. Comunque ci sono, tengo le misure, tutti i mono di tutte. A Giovanni, se vanno bene per tutti. Di tutti quanti, sono file, ma sono conservato apposta. Chi lo rocco che pure sta facendo pensierine, chi lo volesse sfilare tutta la roba su e passarla? Lo passi. E agite, sì, sì, agite no. Vai di fallo, perché così mi prendo io il mono nuovo e le cartucce nuove, perché le cartucce pressurizzate, agite, vai, fallo. Ma perché il cartucce a casa secondo me? E cartucce su, no, le pressurizzate Hollins, le pressurizzate, cioè quelle là Yamaha Kayaba di superiori, come le tue. Ah, vabbè, normale. Sono comunque superiori a queste, capito? Certo. Ho detto, bene, monto io tutto il resto. Già tengo un mono suo, un pompante suo.
Ci stai venendo te? Ci stai venendo te? Impressionante. Io faccio zumbato un paio di pezzi, uno sopra l'altro, ho zumbato tutti e due. Infatti è incredibile, guarda, si è sbussato, per cui... Comunque così è proprio nato livello, cioè così mi dà feeling. Io fino adesso ho guidato, però non tenevo la sensazione proprio di feeling con la moto. Come ha gelato, come ce... Però questa rigidità, diciamo, dall'anteriore non la riesco a togliere. Perché c'è qua. Perché adesso, soprattutto... Guarda che c'è aria, c'è aria perché sta facendo rumore. Sfiatalo un po', vedi come va. Si sente che fa... Quando inizia a fare così vuol dire che ci sta. Secondo me sono i paroli proprio, Giomba. I paroli sono scillone, se fossero i paroli. Tu che entra nell'aria sta scillone. Comunque non penso che sia il massimo. Anche quando fai il pretino con il cartale, pare. We'll be right back.
cosa? Andavo a mettere. Siamo arrivati, uno si è arrivato, scusa. Troppo lontano. Fino alla base. Tutto freddo. Allora, che non venire in metà? Lo so che si beccherebbe, però pensavo che fare così, come fa? Che non venire in metà, c'è messa la cosa. Che vengo a fare?